Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore dell'anti-cheat error di Vanguard su Valorant. Ovviamente questo errore si può risolvere attraverso il percorso file di Valorant oppure nei suoi servizi. I servizi anche di Windows, quindi andiamo su servizi, il registro di tutti i servizi nel nostro sistema, scendiamo fino a giù fino a trovare il servizio che si chiama VGC. Se non avete questo servizio, ho fatto una guida, la trovate in alto a destra. Il VGC è più o meno, vi faccio vedere meglio su informazioni, system information. Se stato avvio protetto, il VGC ovviamente si attiva attraverso anche questo stato avvio protetto, il Secure Boot. Quindi, per quelli che hanno molti errori su Valorant riguardo al TPM 2.0, il codice VAL 43, il codice 1067, tanti errori che Valorant non riesce a risolvere, però ci sono tante guide che ho fatto su come risolvere questi errori e fare tutto sul BIOS. Quindi, se non avete questo servizio, dovete attivare il Secure Boot che sta sul vostro BIOS, quindi nella vostra scheda madre. Quindi andiamo sul nostro servizio. Da manuale, perché ci sarà manuale automatico. Ok, facciamo applica. E se vi dà uno stato del servizio in esecuzione, per esempio, faccio interrompi, interrompo così questo servizio e faccio avvia. Ok, adesso è in esecuzione questo VGC. Chiudiamo. Se in questo caso non dovesse funzionare ancora Valorant, ti consiglio di andare nella cartella sua del gioco. Basta aprire la cartella attraverso, se lo vedete, eccolo qua, apri percorso file. Questo di Riot Games, dobbiamo andare nella cartella dove abbiamo installato il gioco, quindi vado su Valorant, Riot, Valorant Live, Shooter Game, Binary, su i 64, andiamo fino a giù. Questo è Valorant, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, disabilita ottimizzazione, schermo intero, esegui questo programma come amministratore. Facciamo applica, ok, chiudiamo tutte le cartelle e non ci resta che avviare il gioco. Poi, se non funziona, può essere un errore che si è rotto qualcosa nella sua cartella, quindi bisogna per forza disinstallarlo. Ok? Disinstallatelo e reinstallatelo, però non è sufficiente. Poi a disinstallarlo completamente su Riot bisogna anche installare, cioè disinstallare alcune parti del gioco che stanno sul nostro sistema. Quindi andiamo su installazione applicazioni, trovo così Valorant sui tre puntini e faccio disinstalla e lo disinstallo completamente. Disinstallo anche Riot Games e reinstallo tutto da capo, il launcher e l'applicazione. Devo solo accedere. Ok. E giochiamo. Ed ecco, Valorant, non fate caso a questo avviso perché non ce la facevo più di giocare. Ok, Valorant funziona perfettamente, non ho problemi perché non riscontro più problemi con il TPM 2.0. C'è la guida su questo, non riscontro più il problema sul Secure Boot, c'è la guida anche su questo. Altro errore dell'anti-cheat error di Vanguard, oppure il codice VAL 43, il codice 1067, tutti questi errori qua li trovate in descrizione, in alto a destra e nei commenti, una bella playlist piena di video su Valorant, quindi cercate il vostro errore e cercate di risolvere. Se avete altri problemi, ti consiglio di lasciare un commento, di lasciare un like e iscriverti al canale. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!